Ciao a tutti amici di Fanwick, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di ore 15 in mia compagnia, ovvero Elena. Quest'oggi continuiamo a parlare di aperture, riaperture, perché inizia ovviamente la fase 3, il 15 giugno finalmente riaprono praticamente quasi tutte le attività, quindi riaprono i teatri, i cinema, ci sono aperitivi, nuovi spazi, insomma una riapertura in grande stile, quindi ne vogliamo parlare con alcuni protagonisti della capitale, ovvero con me c'è Marco Zordan del Teatro Trastevere e poi abbiamo Ivan Lepri del Cinema all'Aperto Forum di Aguzzano e infine lo chef Lorenzo Leonetti di Granma Bistrò a Snodo Mandrione. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao. Grazie mille per aver insomma, accettato il nostro invito ed essere qui con noi a raccontarci un po' che cosa accadrà dal 15 giugno. E vorrei iniziare immediatamente da Marco Zordan, ovvero Teatro Trastevere, perché sì. Insomma... se ne è parlato, i teatri riaprono, c'è chi era dubbioso, chi insomma un po' scettico e così. Che cosa accade al Teatro Trastevere? Perché riapre una mini stagione. Sì, diciamo che noi nel segno della solidarietà fondamentalmente, perché ecco, noi apriamo per socialità, solidarietà, non certo per economia, perché economicamente la situazione, insomma, ora senza tediare nessuno, è complessa e anche insomma le attuali normative sono un po' complicate, e noi lo facciamo per 2 settimane per permettere a tutte le compagnie che in questi 3 mesi non hanno potuto fare spettacolo al Teatro Trastevere di andare in scena, certamente per meno tempo, certamente con degli spettacoli adatti al momento, sia artisticamente, sia con le nuove appunto distanziamenti e cose varie, sia economicamente, perché è normale che l'incasso sarà minore, però comunque permettiamo questo, anche perché credo che se questi 3 mesi non devono essere passati in vano, e anche l'approccio tra chi ha uno spazio e gli artisti deve comunque anche essere all'insegna di essere tutti sulla stessa barca veramente. E quindi anche un senso di vicinanza sotto questo punto di vista, anche se magari anche per noi struttura sarà un discorso economicamente magari più complesso, però comunque un segnale di vicinanza, altrimenti si cominciano a ricreare fratture tra chi ha degli spazi, chi è l'artista, mentre invece un movimento se c'è e che si sta sempre più formando e sempre più diciamo diventando coeso, deve essere coeso in tutte le sue parti, altrimenti si rischia di essere sempre più frammentati. Ecco. Ivan, anche voi avete deciso di riaprire? Sì, noi innanzitutto buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sì, anche noi abbiamo deciso di riaprire, io mi rifaccio anche un po' a quello che diceva Marco, cioè nella attenzione, diciamo, alla presenza, ma soprattutto alla cura del territorio, quindi sia il Parco Regionale Urbano di Aguzzano che la Riserva Naturale della Valle dell'Amiene riaprono grazie sostanzialmente alla cooperazione di varie presenze, diciamo così, di vari attori e attrici che hanno proseguito l'attività presso il territorio del quarto municipio. In particolar modo, come fare a ricostruire la socialità dopo essere stati presenti sul territorio con la spesa solidale ed altre attività, questo tipo di socialità abbiamo pensato potesse passare attraverso innanzitutto il cinema, una visione condivisa che permette di sfruttare, tra virgolette, sfruttare in senso buono gli spazi naturali del parco e dunque prendersi cura del parco e di chi lo attraversa. Naturalmente lo spazio aperto consente un distanziamento e tutta una serie di misure, ma anche di stare vicini, godendo sia per il mese di giugno che per il mese di luglio di film presso il Casale Alba 2 e presso la Torre. Ecco, quindi insomma andrà avanti per un po' la vostra programmazione, sì. Sarà un po' più lunga rispetto a quella del Teatro Trastevere. E invece andando a parlare di cibo e quindi insomma del gusto del palato, Lorenzo, appunto con Granma Bistrò sei a Snodo Mandrione, com'è nata la collaborazione e come sarà la vostra apertura?
Allora, intanto Snodo si trasforma dal 15 giugno con una prima prova durante questo primo fine settimana, quindi prove generali durante questo fine settimana, oggi c'è l'inaugurazione, in uno spazio all'aperto. Snodo è un APS, un'associazione di promozione sociale che è stata aperta un anno fa, la presidente è Giordana Valentini, io e Giordana ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo collaborato facendo insieme dei percorsi di formazione, seguendo percorsi di formazione per ragazzi svantaggiati fondamentalmente. Io ovviamente come profilo tecnico, sono un cuoco, faccio il cuoco, faccio soltanto questo. Lo spazio di Snodo si presta molto più di altre strutture, avendo un enorme esterno, un enorme giardino esterno, a rispettare l'ordinanza regionale che insomma ci ha limitato molto per quanto riguarda la ristorazione. Quindi è una collaborazione che è nata sia per questo evento, per questo momento in particolare, sia era un percorso che stavamo facendo da ormai 6 mesi, 6, 7 mesi, insomma, è da dicembre che ne stiamo discutendo e portiamo avanti un progetto di collaborazione. La nostra osteria entra dentro l'estivo di Snodo con un punto ristoro gestito dal nostro cuoco, dal nostro capocuoco, e portandosi con sé anche diversi progetti di formazione che abbiamo iniziato nell'osteria e che per le norme del distanziamento sociale non possiamo proseguire lì, quindi è Snodo che ci ha un po' adottato in questo momento. Ecco, si trova anche la possibilità quindi di trovare, no, nuovi metodi, nuovi modi per poter sopravvivere e andare avanti. Questa invece è una domanda che faccio un po' a tutti e tre. Ovviamente, riapertura, ovviamente, però appunto abbiamo parlato di distanziamento, di cambiano un po' i numeri, le persone, quindi come funzionerà? Per entrambe le vostre realtà, prenotazioni, quante persone potranno accedere, cioè come ci si dovrà comportare e come vi siete organizzati? Rinizio con Marco. E allora, dalle ultime normative, diciamo, regionali nel discorso teatro non c'è l'obbligo della prenotazione. Questa cosa è stata cancellata. Logicamente noi abbiamo sia la prenotazione telefonica, online, la possibilità di comprare biglietti online, è tutto logicamente possibile. E i posti da 100, da 99 diventano 39 e distanziati tutti quanti di 1 metro. È vero che sì, i componenti familiari possono stare vicini e quindi in teoria potremmo anche aumentare il numero, ma praticamente se dei componenti familiari sono vicini, in pratica a Tetris si muoverebbero tutte le altre sedie che nel frattempo abbiamo organizzato, perché comunque sono poltrone. E quindi 39, ecco, anche se siete insomma parenti o altro. E quindi è questo, ci saranno delle norme all'ingresso. Noi diciamo vorremmo non assomigliare il più possibile l'ingresso in un teatro all'ingresso, che so, per esempio, a un supermercato, come ormai siamo abituati a fare, ma rendendo appunto tutto questo ludico, perché se con questo noi dobbiamo convivere, non c'è niente di meglio che l'arte, insomma, l'approccio ad un luogo artistico, che rende tutto questo ludico, non per scherzare su, ma per esorcizzare, che è insomma diverso. Certo. Ivan, per voi invece? Dunque, da noi l'ingresso sia nei luoghi del Casale Alba 2 sia presso la torre sono liberi, libero ingresso, non c'è bisogno di prenotazione, però naturalmente i posti saranno, diciamo, fine a esaurimento posti, come si dice, cioè raggiunto un quorum, un tot di persone che potranno utilizzare spazi, le sedie messe a disposizione, naturalmente per evidenti motivi di tutela per tutti e per tutte dovremmo fermare gli ingressi. All'interno dei locali naturalmente sarà necessaria la mascherina, noi metteremo a disposizione per l'interno, ripeto, e per i luoghi di transito mascherine all'ingresso e gel disinfettante e quant'altro. Lo spazio non mancherà in entrambi i luoghi, l'ingresso è libero, come ripeto. Ok, quindi. Ma ecco, invece Lorenzo, da voi ovviamente anche sarà obbligatoria la prenotazione, invece penso. Allora, il tema della prenotazione è questo, per quanto riguarda le attività di somministrazione, che è poi quello che stiamo affrontando anche nell'osteria. Quindi, Ecco.
Abbiamo un problema di linea con Lorenzo. Allora, torno, vi faccio una domanda intanto che cerchiamo di recuperare il collegamento con Granma Bistrò e Lorenzo Leonetti. Marco, come hanno reagito gli artisti alla vostra proposta? Perché appunto riaprite la difficoltà con... Niente, anche Marco è No, no, scomparso. Quindi Ivan, la domanda in realtà la faccio a te, ma sulla programmazione del film, perché ero comunque curiosa di sapere come avete scelto e che tipo di programmazione sarà quella che proporrete quest'estate. guarda, allora la programmazione, tutto sommato, la sua organizzazione è stata resa naturale o comunque più agile possibile dal fatto che sia il Casal Alba 2 che la Torre avevano già un gruppo cinema e Ok. dunque è stato. Oltretutto ci conosciamo tutti da anni e quindi ci siamo messi in contatto, no, fra i due spazi per decidere un palinsesto in comune. I film naturalmente tratteranno senz'altro delle situazioni, come dire, che socialmente probabilmente ognuno di noi si è trovato ad affrontare negli ultimi anni, ma non è detto perché ci sarà anche un film come Santa Maradona che in realtà racconta la situazione di precariato e lavorativa, ma di una generazione diversa dalla nostra, cioè quella della fine degli anni 90. Si è cercato, detto sinceramente, no, di giocare su film che mettessero in luce determinate dinamiche, ma anche godibili. Come dire, nel rispetto e nella prospettiva del fatto che probabilmente molte persone avranno anche la volontà di passare una serata godibile, no? Come dire, non si è usciti per molto tempo. Si tratterà, come sempre nel nostro caso, di proporre qualcosa che lascerà un po' a riflettere tutti gli intervenuti e magari ti consente anche di fare quella chiacchierata, quella conversazione successiva al film, però ricordandoci anche che è una fase delicata, ecco. Certo, assolutamente. Marco, mentre sparivi, insomma, mentre la connessione ci tendeva un agguato, ovviamente, ti volevo chiedere come hanno reagito alla vostra proposta, gli artisti, le compagnie, quindi che hanno aderito alla mia stagione. Ma io molto positivamente, questo è un segnale. Ci sono logicamente delle paure, ci sono delle remore, ma sono delle remore dettate più che altro dalla impossibilità in questo momento di fare sia economicamente sia praticamente determinati spettacoli. Magari qualcuno in questo momento è, diciamo, semplicemente un po' in difficoltà a mettere in scena cose magari già pensate. Inoltre, un'altra, diciamo, regolina che ci siamo dati è quella di non correre. Perché dopo tutto insomma, quello che è successo, è il momento delicato, non bisogna correre e soprattutto bisogna lasciare a tutti e rispettare le scelte di chi in questo momento non vuole fare, di chi in questo momento non fa, anche perché, ripeto, è un momento complicato economicamente e questa ripartenza è una ripartenza sociale, è una ripartenza solidale, non è una ripartenza economica, perché appunto con 40 posti voi capite che economicamente è la cosa un po' complicata. Però quindi al di là di questo che è un problema pratico, diciamo, ed economico, e per il resto logicamente c'è sempre stata tanta voglia di rifare, di ricominciare. E poi secondo me questa è una cosa che dà un segnale positivo, perché comunque tutto questo deve ripartire. Però il problema fondamentale è che infatti noi siamo anche in contatto con molte realtà comunque che fanno che comunque in questo momento stanno ponendo dei problemi per quel che riguarda il mondo del teatro, e va sottolineato questo perché no sembra che è tutto a posto, che è tutto finito, mentre invece è il caso che si colga la palla al balzo in questo momento per cambiare delle cose che sono però, ecco, patologie pregresse, non è una cosa di oggi. Quindi questo è secondo me la giusta attenzione che noi anche possiamo mettere, essendo comunque un settore molto colpito da quello che è stata l'emergenza. Certo, questa emergenza ha messo in ginocchio tutti quanti, però effettivamente, come dicevi, ha fatto emergere delle criticità che probabilmente esistevano già e che in un momento dove tutto va bene, tutto sommato si può, non dico soprassedere, ma magari si tende, no, a non dare troppo peso, a non osservare con troppa attenzione, quindi può essere assolutamente L'inerzia. un'occasione.
Certo, ne parlavamo anche ieri per altre realtà legate sempre alla vita notturna, anche lì invece è il bene, no? Fare tesoro di questa esperienza per quanto riguarda poi il futuro e non, insomma, non dimenticarsela. Ivano, anche voi siete comunque rivolti appunto al sociale, come dicevamo, no? Perché tra l'altro la vostra è tutta fatta di volontari. Sì, esattamente, è tutta fatta di attivisti e attiviste del Casale Alba 2 della Torre, ma non solo in realtà, perché nel forum per la tutela di Aguzzano c'è anche Sentiero Verde, Federtrek, Insieme per l'Aniene, il Comitato Mammut, quindi una serie di realtà che si muovono all'interno del territorio e che appunto tutelano, custodiscono il parco. Domenica 14 ci saranno dei lavori intorno all'area del Casale Alba 1, che si è riusciti attraverso una vertenza a salvare da una speculazione che voleva trasformare il casale, che è un antico potere dei primi del Novecento, all'interno del Parco di Aguzzano, una pizzeria. Ci sarà invece uno sfalcio dell'erba, perché come sottolineavi tu, Elena, in questo momento determinati meccanismi emergono lì dove prima sembravano più silenziosi o meno sotto l'attenzione. Oggi, ad esempio, il problema è che non sono stati dedicati i servizi della cura del parco e del taglio dell'erba, banalmente, quindi anche solo un sentiero diviene impraticabile e anzi implica il fatto che delle persone tendano a raggrupparsi banalmente perché c'è meno spazio, e questo emerge in un momento delicato, perché è un momento in cui determinati aspetti contano. Noi faremo un'azione dimostrativa domenica con appunto il calcio dell'erba, una parte antincendio, ma naturalmente è un segnale per l'istituzione di ricordare, diciamo così, che questi posti, luoghi naturali, qui mi caccio, sono stati giustamente presi d'assalto dalle persone in questa fase 3, ma devono essere luoghi accoglienti, cioè i servizi devono essere attenti a renderli dei posti che accoglieranno le persone. Assolutamente, le istituzioni hanno un gran bel da fare in questo periodo, ce l'hanno avuto già durante la quarantena, ma insomma gli aspetta proprio un futuro bello denso di impegni. Abbiamo recuperato il collegamento intanto con Lorenzo, e quindi Lorenzo, chiedevo, ritorno alla domanda con cui ci siamo persi, sperando che non riaccada di nuovo, ma per venire da voi bisognerà prenotare, sì, ovviamente. Come funziona? Come allora, vi siete adeguati? Scusate, qui piove veramente tanto in questo momento, per cui oggi intanto è un'inaugurazione bagnata, quindi un'inaugurazione fortunata. Immaginiamo che da domani però abbiamo già ricevuto un sacco di prenotazioni. Come cercavo di spiegare, non è obbligatoria, però è molto 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 consigliata da parte nostra, perché quello che non vogliamo che accada è che le persone si trovino poi a dover attendere fuori, fuori del locale per troppo tempo. Quindi è bene avere già riservata per la serata un tavolo. Ora, Snodo Mandrione è una location che ha a disposizione fino a 300 sedute, quindi noi ovviamente speriamo di essere sempre pieni, però contemporaneamente vi diciamo anche che c'è la possibilità che dei tavoli si ruotino, no? C'è chi viene per l'aperitivo, si può venire per l'aperitivo, si può venire per cena, si può venire per dopo cena, si può venire fino a tarda serata. La chiusura in questo momento, l'apertura in questo momento è dalle 18 alle 2. Non faremo per ora degli orari prestabiliti, per cui un tavolo vi rimarrà, diciamo, riservato fino a esaurimento del divertimento per le persone, e quindi mano a mano che si liberano dei posti, nel caso in cui dovessimo essere pieni, si avrà la possibilità direttamente alla porta di entrare. Quindi, per sintetizzare, non obbligatoria ma molto consigliata la prenotazione del tavolo. E siccome insomma notavo che sia l'attività del Teatro Trastevere che quella del Forum di Aguzzano è proprio incentrata anche a una grande parte sociale,
anche in realtà anche la vostra cucina, anche la tua cucina, insomma, è con un forte impatto sociale. Che filosofia ti Allora, serve? il tema è questo, sia di Snodo Mandrione che dell'Osteriagramma. Abbiamo dei temi che poi del mio lavoro, oltre a quello di essere un ristoratore, c'è un filo conduttore che è il modo, cercare il modo di far interagire il mondo del privato con il mondo del privato sociale. Utilizzando ovviamente l'appoggio delle istituzioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire quello che da noi ancora non si è creata è non si è riempito, è quello spazio lasciato libero dalla quella che in futuro si spera si chiamerà impresa sociale, cioè il modo che ha l'impresa per avere un impatto, appunto, un impatto sociale sulla nostra società. Quindi da una parte c'è la responsabilità dell'imprenditore, che prende in carico non soltanto i propri clienti, ma anche l'ambiente circostante, quindi il quartiere piuttosto che le comunità che abitano il quartiere. Dall'altro c'è una cittadinanza che si fa, che si impegna a frequentare quel posto proprio perché sa che oltre a un ottimo servizio, ovviamente di somministrazione, alimenti, bevande, vini, piuttosto che cibo, piuttosto che intrattenimento, piuttosto che creazione di cultura, in realtà quell'incasso non va esclusivamente a creare un plus valore per un'impresa, ma va anche, ma può essere anche, deve essere anche reinvestito nella stessa comunità in cui interagisce il locale stesso. Ti faccio un piccolo esempio: molti dei servizi che l'associazione di promozione sociale dona alla comunità del settimo municipio sono stati finanziati con la prima parte di attività di questo locale, di questo spazio eventi, che è stata purtroppo interrotta dall'emergenza coronavirus. I pacchi alimentari che anche noi dell'Osteriagramma abbiamo contribuito a consegnare durante la quarantena sono stati finanziati con parte del ricavato degli incassi. Quindi è un modo innovativo per fare due cose. Da una parte avvicinare il mondo dell'imprenditoria privata alla responsabilità sociale, dall'altra dare al terzo settore, cioè al mondo dell'associazionismo, un respiro un pochino più ampio e una caratterizzazione un pochino più snella e più pop, diremmo. Fantastico, mi piace perché siete tre realtà che possono sembrare diverse fra loro, ma in realtà sono No, no, no. molto più in comune di quello che uno invece si aspetta. Marco, ma come sta reagendo i media? Come hanno reagito anche gli spettatori al fatto che voi insomma, avete deciso di riaprire e di proporre questa mini stagione? Avete già un feedback? Penso in realtà un po' tutti ce l'avrete. Sì, a me sembra che la cosa sia positiva, cioè c'è voglia comunque di ritornare e soprattutto c'è voglia di ristare tutti quanti insieme a vedere una stessa cosa fisicamente nello stesso posto, che è una cosa che manca da un pochino a tutti quanti e non è sostituibile da niente, da nessuna piattaforma, diciamo, digitale. E quindi questo c'è, ma c'è anche il desiderio di dimostrare che le cose possono andare avanti con tutte le loro criticità, che ci siamo ripetuti tante volte, adesso non le voglio dire a tutti quanti, però proprio perché in questo momento le criticità sono per tutti indistintamente, ok, forse ecco se ne salva qualcuno proprio, diciamo, non facciamo nomi, insomma, che non ce l'ha proprio nella vita criticità, e però visto che sono un po' per tutti, io penso che ci sia anche appunto se qualcosa si è seminato in questi 3 mesi, se si è seminato appunto quello che dice Lorenzo, cioè se si è seminato il fatto che tutto questo va tutto riavvicinato per renderlo tutto più umano, perché si è visto che comunque in pochissimo tempo molte cose sono andate gambe all'aria e quindi va ripensato un nuovo modello. Questo parte da alcune parole chiave. La prima parola è solidarietà, vicinanza, anche perché un'altra cosa secondo me fondamentale è che questi 3 mesi ci hanno insegnato che dobbiamo essere attaccati al posto in cui siamo. Perché online possiamo vedere una cosa fatta a Siena, a Perugia, a Parigi, a Bruxelles, a Tokyo, ma il posto in cui sei, quello che c'è intorno a te, non ci sarà mai da nessun'altra parte.
però tu sei quello, capito? Tu sei quello, se tu non hai i tratti di quello che fai, perché sei, diciamo, ecco, global, diciamo questo fantastico, fantastico nome, tu non sei quello e tu sei uguale a cose che possono avvenire ovunque. Adesso le cose che avvengono ovunque possono stare direttamente a casa tua. Quindi il fatto di riavvicinarci anche esattamente al posto dove stiamo e essere appunto responsabili della propria comunità in questo momento è un insegnamento grande che c'è stato, dato, e che dobbiamo sfruttare, dobbiamo mettere, ecco, a sistema. Questo è importante. Un utente chiede, ma le istituzioni vi aiutano? Si sono fatte sentire? Ivan. Chi tocca? Esatto. Vai Lorenzo. No, no, prego Ivan, prego, prego. No, no, grazie mille. No, le istituzioni, come dicevo prima, sono in questo momento sono un po' liquide, diciamo così, diciamo si sono viste in maniera, diciamo, non decisiva, ecco, per essere diplomatico, non decisiva durante la spesa solidale, durante l'attesa dei famosi bonus, nella tutela del parco, ripeto, le azioni fatte sul territorio dal nostro punto di vista servono senz'altro da un lato a garantire che tutte e tutti riescano a avere accesso a determinati servizi, però è anche importante che poi non si lavori per conto dell'istituzione, perché quelli poi sono lavori che deve fare l'istituzione, non il privato cittadino, d'accordo? Perché rientra in un discorso anche di lavoro più complesso. Dal canto nostro, concludo dicendo, ho trovato molto interessante quello che diceva Lorenzo quando parlava di ambiente, no? Dal canto nostro cerchiamo di creare un ambiente che garantisca, per citare un film, visto che saremo un'arena con un cinema all'aperto, il pane, quindi i servizi, i beni fondamentali, ma anche le rose, cioè anche una possibilità di godere di un qualcosa di più, d'accordo? Lorenzo, tu che dici delle Vero. istituzioni? Allora, io devo confessarvi una cosa, che come diciamo che allora, l'Osteria Granma ha più anni di Snodo Mandrione, ok? Quindi diciamo che Snodo è un fratello minore, però mi sto riconoscendo positivamente che Snodo Mandrione è un fratello minore, di età minore, ma molto più grosso, cioè molto più piazzato, è come se fosse un fratello minore più grosso di te, in pratica. E fa tante cose meglio di come le facciamo noi, tra le altre cose anche avere a che fare con le istituzioni. Giordana, che è la mia mentore nel mondo del terzo settore, ha un modo di fare evidentemente prezioso che la pone spesso in ottimi, anzi sempre in ottimi rapporti con i municipi in cui le sue attività hanno luogo. E quindi in particolare nel quinto, nel sesto e nel settimo, lei ha con il quinto, con il sesto e con il settimo municipio, lei ha un rapporto meraviglioso. Ricordo che Giordana è la presidente dell'APS, Associazione di Promozione Sociale, che ospita lo spazio eventi estivo. Ma credo ci sia una ragione, semplicemente perché quello che fa Snodo APS, Associazione di Promozione Sociale, è effettivamente restituire veramente al municipio una serie di vantaggi. E quali sono questi vantaggi? Sono dei vantaggi non solo per il municipio, ma sono dei vantaggi per la comunità intera, e cioè lo sviluppo per conto delle istituzioni di progetti di inserimento sociale, inserimento lavorativo, formazione lavorativa e formazione e reinserimento successivo a programmi di recupero da dipendenze, che vengono effettivamente svolti negli ultimi, che sono stati effettivamente svolti negli ultimi 12 mesi in questa neonata associazione di promozione sociale. Quindi è chiaro che diciamo un piccolo interesse in più ci possa essere da parte delle istituzioni.
come adesso mi divido, torno ad essere il ristoratore. Come ristoratore è chiaro che i telegiornali li abbiamo sentiti tutti e sarei disonesto a lasciarvi immaginare un mondo idilliaco in cui noi ristoratori siamo stati presi sotto braccio e accompagnati durante questa emergenza. Non è stato così. Abbiamo riaperto tutti con le nostre forze, però è, diciamo, la potenza della rete e della sinergia tra differenti ambienti che ci porta avanti. Quindi faccio intanto un in bocca al lupo ai miei colleghi di questa intervista, perché complimenti, i vostri progetti sono veramente forti. Marco, tu vuoi aggiungere qualcosa per quanto riguarda quest'ultima domanda? Sì, io diciamo che più che sottolineare il problema che, a differenza magari di alcuni settori, molti in questo momento non saranno proprio in grado di riaprire queste regole. Sì. Volevo solo, diciamo, ecco, citare Don Ciotti, che dice che il nostro volontarismo, il nostro fatto di fare appunto della nostra volontà molte delle cose che andrebbero fatte dalle istituzioni, deve essere una pratica scomoda per loro e non semplicemente una certificazione della loro inerzia. Cioè, non dobbiamo togliere castagne dal fuoco a chi non le sta togliendo, ma dobbiamo, facendo, fargli capire che qualcuno le deve togliere da lì. Allora, oggi ne tolgo una io, però io le posso togliere anche domani, le posso togliere anche dopodomani, però non le posso togliere io per sempre, e non può essere questo una pratica che va bene così, non può essere questo. Però molto probabilmente, ecco, oggi noi magari siamo qui a parlare, magari se io non avessi riaperto al posto mio, magari ci sarebbe, non so, un negozio di scarpe. Allora io riapro e magari non guadagno neanche niente per questi 15 giorni, però nel frattempo io riapro e ti sto dicendo: guarda che è così, guarda che è così, guarda che è così. Ora te lo dico, forse purtroppo tra un mese non ci avrò neanche più la voce per dirlo, perché non chiuderò, però nel frattempo, nel dirlo, nel senso, diciamo, dico questo e non dico: ok, è tutto a posto, ok, va tutto bene, ok, ah sì, noi siamo forti, allora riapriamo, gli altri che non riaprono non sono forti. No, semplicemente un discorso per dire: facciamo ancora, perché facciamoci vedere che noi, aiutateci a fare, no a non fare, e noi faremo, ma se non ci aiutate non faremo manco più questo. Ovvio, non fa proprio una piega il tuo discorso. Io Ma vi non è ringrazio. economicamente, non è il discorso economico, non proprio economicamente, è proprio il No, non è discorso di quello. regole, di... Assolutamente sì, no, è chiaro che non è puramente e meramente economico il discorso, è molto più ampio, è anche proprio di energie che uno poi, no, mette a disposizione di voler fare per gli altri, però giustamente appunto non è che poi si può sempre far carico di tutte quante le problematiche e risolverle pure così, quando magari non è proprio solo la sua competenza, ecco. Io ragazzi vi ringrazio, purtroppo dobbiamo chiudere perché abbiamo addirittura sforato, ma insomma ci sarebbe ancora tanto da dire su tutte e tre le vostre realtà. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e insomma speriamo di incontrarci dal vivo. D'accordo. Grazie. Grazie. Ciao a tutti, D'accordo, buongiorno. Grazie a grazie. tutti. Bocca al lupo a tutti. Ciao, ciao a Grazie. tutte e tutti. Ciao. La puntata finisce qui, purtroppo gli argomenti in realtà erano interessantissimi e andrebbero, insomma, ecco, anche quest'oggi sarebbero stati da indagare ulteriormente. Io vi invito comunque a fare un giro a Snodo Mandrione, prenotate meglio ovviamente, però andate a trovare anche Ivan e tutti i volontari di Aguzzano Arena e vedere magari lì qualche film, perché no, prenotatevi, andate anche a Teatro Trastevere per godere di una serata diversa e vedere uno spettacolo, insomma, stiamo insieme, uniamoci, aiutiamoci tutti quanti. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento ovviamente a domani, sempre alle 3, sempre sulle nostre pagine Facebook. Ringrazio Alessandro Zoi e Marta Volterra, ovvero la redazione di Ore 15. Ringrazio HF4 che ha prodotto il format e ringrazio ovviamente voi. Vi mando tanti baci e ci vediamo domani. Ciao!